Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti a un nuovo video. Non so se li sentirete, spero per voi di no, ci sono i lavori nell'appartamento di sopra. Comunque, oggi siamo qui perché? Perché sono tornata da Birmingham, siamo stati via 4 giorni, sicuramente avrete visto o vedrete altri video a tema perché è stato un viaggio, una bella sorpresa, soprattutto per l'escursione che abbiamo fatto, ma ne parliamo poi con calma. Oggi vi mostro che cosa mi sono riportata a casa da Birmingham. Non potevo esimermi da dare una mano al PIL della Gran Bretagna, giusto? Cominciamo in realtà con uno degli ultimi posti che abbiamo visitato. Abbiamo deciso di portare Gregorio in gita alla fabbrica di Cadbury. Cadbury World è una fabbrica di cioccolata nata agli inizi del Novecento in un villaggio fuori Birmingham, a 6,5 km da Birmingham circa. Il paese è stato chiamato Bourneville, ma della storia di Cadbury e di Cadbury World vi racconterò più con calma nel video dedicato alle cose da fare a Birmingham, perché questa è assolutamente un'esperienza che vi consigliamo di fare. E che cosa ci sarà mai dentro questo sacchetto di Cadbury? Non so se lo intravedete, ma è cioccolata. Cioccolata! Abbiamo riportato dei babbi Natale che poverini hanno viaggiato in valigia e sono stati decapitati, sferette di cioccolatini ripieni agli Oreo, barrette di cioccolata ai gusti misti, ulteriori stecche barrette. Tenete presente che all'ingresso vi davano 3 barrette a testa, quindi ce ne hanno date 9 quando siamo entrati, un paio ce le siamo mangiati durante la visita. Poi in fondo c'era lo store dove potevate comprare a dei prezzi piuttosto convenienti altre barrette e robe varie. Questo è quello che sicuramente ha avuto la peggio, il povero Babbo Natale è rimasto totalmente schiacciato, ma il cioccolato è comunque buono. Caramelle, cioè la fabbrica del delirio. Ancora barrette, queste erano vicino alla cassa e avevano la rana sopra, insomma c'era in offerta a 10 pence, tipo un pound. 10, non mi ricordo più, cioè portate a casa. Ah, ecco! E anche questa là, per quanto mia madre non se ne avrà male, la calamita del Cadbury World che avevo perso nella borsa. Tra l'altro a mia mamma ho già riportato le sue calamite e non ve le ho mostrate, ma vabbè, questa l'avete vista ed è la calamitina del Cadbury World. E volevo far notare il pregevolissimo sacchettino in stoffa che può tornare sempre utile. Quasi dimenticavo, sempre da Cadbury ho preso anche questo a 12 sterline, che è il libro illustrato con la storia raccontata per i bambini dei fratelli Cadbury e di come è nata la fabbrica di cioccolata, appunto dalle origini a come poi hanno portato avanti tutti i miglioramenti e tutta la storia della fabbrica e del paese, perché Bourneville è a tutti gli effetti un villaggio operaio come ne sorgevano agli inizi del Novecento, creato proprio dai fratelli Cadbury. E mi piaceva moltissimo l'idea di avere la storia raccontata per immagini e in versione per bambini, chiaramente per Gregorio troppo presto, però i libri non invecchiano mai, lo metterò nella sua libreria e prima o poi magari lo leggeremo insieme. E mi hanno regalato questo, cioè tipo perché avevo speso non mi ricordo più quanto e sopra una certa soglia ti regalavano la giraffa. Non si può andare in Inghilterra e non comprare del tè. Ne ho preso un po' da regalare, un po' di consumo e un po' perché mi piaceva la confezione. Allora, la chicca che vi mostro perché è meravigliosa è questa. Sono stata nella boutique, perché a tutti gli effetti una boutique di Wittard, che è una delle case da tè più famose, nata nel 1886 a Chelsea, Londra, e c'era la collezione dedicata a Alice nel Paese delle Meraviglie. Quindi questa è una latta, una confezione di latta con le illustrazioni originali di Alice nel Paese delle Meraviglie. C'era addirittura il cesto con la teiera, le tazze, tutte con queste illustrazioni originali e poi tutti i vari tè, ognuno di un colore diverso. Io ho preso l'English Breakfast, il tè nero classico. Poi invece sono stata da Marks & Spencer, che è dove mi rifornisco sempre,
e ho preso un po' di tè verde, questo in realtà penso che lo regalerò, questo è della linea M&S Organic, sono bustine di tè verde, io le prendo sempre a Malta in genere o quando mi capita di andare in Inghilterra. Avevo ancora la scorta da Malta, quindi queste sicuramente le regalerò. Mentre invece non avevo mai visto a Malta, questo non lo avevano, almeno non nel Marks & Spencer dove andavo io, il City Hard Water Tea Bag, le City Hard Water Tea Bags, che sono una miscela pensata per le acque dure. Boh, la proverò, ne ho prese tante perché un po' le regalerò anche di questo, perché ho il marito della mia migliore amica è un appassionato di tè, quindi pensavo, siccome sono 40 bustine, di smezzarle, tanto non si formalizza sulla confezione. Per mister marito, che era con me, ma gli ho fatto un regalo, che uomo fortunato in realtà, siamo stati da Topshop, in uno dei centri commerciali c'era Topshop, e in occasione dell'uscita del telefilm del secolo, ovvero Stranger Things, Topshop aveva fatto alcuni pezzi in edizione limitata con l'etichettina di Netflix. Questa costava 20 sterline, è una t-shirt nera molto basica con le faccione dei ragazzini di Stranger Things. Mister Marito piace molto, me lo fa vedere anche a me non dispiace, ma poi non riesco a dormire la notte. La collezione era molto carina, devo riconoscerlo, c'erano due o tre pezzi davvero molto carini. All'aeroporto non ho saputo resistere, 34 sterline, che non erano sicuramente poche, per questo cofanetto che probabilmente infilerò nella mia calza di Natale, sono 4 mini taglie della Petit Robe Noir di Guerlain, nelle 4 profumazioni, quindi l'Eau de Parfum Intense, l'Eau Fraîche, Ma Première Robe Eau de Parfum e Ma Robe Cocktail Eau de Toilette. Sono 4 bottigliette in 4 colorazioni diverse. Era troppo carino. Tra l'altro mi sto appassionando alle taglie piccole di profumo che mi danno la possibilità di cambiare più spesso la fragranza. E la Petit Robe Noir io avevo provato la prima e mi era piaciuta moltissimo e vabbè. Che carine! Sono stata da Waterstone. Come esimersi da una visita a Waterstone, c'era una promo sui Penguin, ovvero comprando due libri il secondo era la metà prezzo. Costavano £8,99 l'uno e ho preso The Power, il vincitore del Bayliss Prize for Women's Fiction, che esiste in italiano tradotto con Le ragazze elettriche di Naomi Alderman. Ero molto curiosa di leggerlo e lo puntavo dopo. E poi ho preso Nutshell di Ian McEwan, che in italiano è stato tradotto con Nel guscio, che volevo leggere perché pare che sia in qualche modo legato all'Amleto di Shakespeare, in qualche modo. Molto molto curiosa. Se li avete letti, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Abbiamo detto Natale. Allora. Due cose che ho preso perché qua in Italia non le avevo mai viste e volevo regalarle a Gregorio, ve le mostro. Sono i Gift in a Tin, che sono i classici stocking fillers, quindi quelle cose che vengono infilate nelle calze a Natale. Adesso mi ha staccato i prezzi, però mi sembra fossero £14 e £7 circa. Qui ci sono delle macchinine, i cartelli stradali. Vedete, c'è il semaforo, le macchinine e i cartelli stradali. Questa è un set per il treno, quindi ci sono delle rotaie, c'è la locomotiva con dei vagoni, è elettrica, c'è la stazione, è così carina. A Gregorio piacciono tantissimo treni e macchine e mi piaceva l'idea di regalargli una cosa del genere e di fargliela trovare nella calza. Poi l'ultima mattina dovevamo far passare un po' di tempo, siamo entrati da Selfridges, Selfridges aveva già reparto di Natale. Ebbene sì, allora ho comprato per 5 sterline un plico di bigliettini di Natale, perché io mando ancora i bigliettini di Natale, genericamente inserisco all'interno anche una nostra foto tematica. Quest'anno probabilmente la foto sarà un po' più piccola perché ho preso questi bigliettini, mi piacevano da pazzi. C'è la frase, questa dice "This is the season to be jolly, fa la 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 la". E vabbè, dei bigliettini con le buste. Poi ho preso, siccome quest'anno festeggeremo Natale a casa nostra
preso il bingo per giocare a bingo natalizio. Fratello che mi stai guardando, sei felice? Giochiamo a bingo. Vabbè. E poi ho comprato questa. Allora, questa secondo me è un'idea geniale per quelle mamme che hanno un po' di dimestichezza con la macchina da cucire o col fai da te e hanno voglia di applicarsi. Io sono pigra e ho pagato 8 sterline per questa, che secondo me è un'idea geniale. È una busta di stoffa indirizzata to Father Christmas North Pole. Dietro c'è un bottone, si apre, si inserisce la letterina di Natale del bambino, la si richiude, con le stringhette la si attacca all'albero. Prima di Natale, all'inizio del mese, ricordiamo che l'albero di Natale arriva per il ringraziamento, io sono già qua che faccio spazio per portare supino, quindi prima, all'inizio di dicembre, si infila la letterina all'interno, la si lascia lì la sera appesa all'albero, la mattina dopo la bustina non c'è più, è arrivato l'elfo di casa, di Elf on the Shelf. Fatemi sapere se vi interessa un po' la gestione del Natale con i bambini, perché la sto organizzando. Comunque la mattina dopo la bustina non c'è più perché The Elf on the Shelf, l'elfo di casa, ha portato la bustina al diretto interessato. La trovavo un'idea carinissima, se avete un po' di dimestichezza è molto semplice da realizzare, io che sono una ciompa con qualsiasi fai da te, l'ho comprata già fatta, bellissima. La voglio anch'io, la voglio anche per me. Apriamo ora un grande, un infinito capitolo. No, cercherò di essere breve, però sappiate che mi sto facendo del male a riassumere, ma ho deciso che dedicherò un intero video alle cose da fare a Birmingham per potervi spiegare benissimo, al meglio. Registrerò anche un Minutes In, che per chi non lo sapesse è quella playlist speciale di video molto brevi e concisi in cui vi porto in un posto in pochi minuti, dedicata a Stratford-upon-Avon. Perché a Stratford-upon-Avon, che è a 50 minuti di treno da Birmingham, è chiaramente nato quello che è il mio scrittore preferito di tutti i tempi, se ci può essere qualcuno che avesse dei dubbi, ovvero William Shakespeare. William Shakespeare, ci sono le case da visitare, c'è l'ambiente, c'è la tomba, ne parliamo poi in quel video. Ovviamente io sono arrivata a Stratford-upon-Avon senza aver speso un soldo a Birmingham, ero stata bravissima. Sono arrivata lì e ho perso qualsiasi dignità nel gift shop della casa natale di Shakespeare. Qualsiasi dignità, cioè io sono entrata e ho speso tutto il budget che avevo previsto per Stratford lì dentro e ho comprato delle cose bellissime. Vabbè, questo ne parliamo poi magari quando vi racconto della visita. È il catalogo dei musei di Stratford-upon-Avon, costava 5 pound sulla visita. Potevo non deliziarmi con la bustina dello Shakespeare Birthplace Trust? No, ovviamente, anche perché ho comprato talmente tanta roba che mi serviva la bustina. E ci ho pensato a lungo, non sapevo cosa prendere. Io sono anni che cerco un'edizione integrale delle opere di Shakespeare, lì ne avevano di stupende. Mi piangeva il cuore a lasciarle lì, ma la mole, il peso, io viaggiavo con Ryanair, avevamo un solo bagaglio imbarcato, non avrei saputo come riportare a casa quei libri. E quindi ho dovuto scegliere. Non c'erano edizioni speciali delle mie opere preferite. Io amo molto Othello, amo molto Macbeth, ce ne sono Amleto. Non c'erano bellissime edizioni, ma c'era questa. Questa è un'edizione speciale del Shakespeare Bookshop di Stratford-upon-Avon, dei sonetti di Shakespeare, con la copertina in similpelle, la costa dorata. Sono scritti belli grandi, non sono commentati se non sbaglio, ma li preferisco così, cioè sono follemente nuovi. Aveva un formato trasportabile e l'ho preso. Non so se mio fratello, probabilmente mio fratello vi mostrerà magari nell'haul del mese prossimo, ho portato a lui un libro bellissimo, non sapevo che esistessero, ma hanno creato delle riscritture nell'inglese di Shakespeare e sì, nell'inglese di Shakespeare, delle sceneggiature di Star Wars. Gli ho comprato La minaccia fantasma, il primo, è carinissimo, è molto bella l'edizione, ha delle bellissime illustrazioni, edita molto bene, e magari ve ne parla lui poi nel suo canale. Questo è quello che mi sono presa io invece. Poi c'era questo, cioè un cubo
con all'interno i libri. Ci sono degli estratti, ovviamente, delle opere teatrali, dei sonetti d'amore e dei motti di Shakespeare. Ve ne mostro uno perché l'ho preso anche per regalarli. Ho preso anche i pratici monodose, monoporzione da regalare. Vedete, all'interno ci sono delle illustrazioni. E poi ci sono i testi. Cioè, che te sono? Cioè, a peso ne ho presi, me ne dia un etto, me ne dia un chilo. Cioè, che carini. E io mi sono presa la box, perché la metterò, non so dove la metterò, ma adesso dovrò trovarle un posto d'onore dove mettere tutte queste bellissime cose a tema Shakespeare. Serve che commenti la papera. Io in gioventù, quando ero al liceo, facevo la collezione di queste paperotte. Ci sono in vari design. Ho smesso la collezione, ma quando ho visto la papera Shakespeare, papera Shakespeare, devi venire a casa con me. Non vi chiederò di immaginare quanto tempo mi ci è voluto a scegliere un segnalibro. Questo è quello magnetico, ha il giovane Will da una parte e Will affacciato alla finestra di casa sua sul retro. E poi, questo l'avevo visto su Amazon, poi l'ho visto lì e ho detto, beh, sono qui, lo prendo. Ed è il Panorama Pops a tema Shakespeare. Praticamente, è un libro pop-up dedicato ai luoghi di Stratford-upon-Avon e di Shakespeare. Sul retro, è preziosissimo, ci sono le opere, i pop-up delle opere. 5 pound. Cioè, ma sapete, avevo le mani piene, a un certo punto ho preso il cestino e poi ho cominciato a mettere nel cestino le cose, cioè preso da una furia omicida, ho comprato tutto il comprabile. Quando dico tutto il comprabile, intendo che nel mio cestino ho ficcato anche le cartoline serigrafate con le incisioni dedicate alle opere di Shakespeare e le cartoline con le rivisitazioni in chiave topesca di alcune illustrazioni. Questa è Romeo e Giulietta, questa è Sogno di una notte di mezz'estate, questa è Londra, questa è Shakespeare. Non so ancora dove le metterò, ma erano troppo belle per lasciarle lì e sapevo già che poi non le avrei più trovate da qualche altra parte. Cosa non presa a Stratford, ma sempre a tema Shakespeare? E poi hanno voluto darmi il colpo di grazia, hanno voluto darmi il colpo di grazia unendo due cose a cui io non so dire di no: Shakespeare e il Natale. Cioè, io avrei mai potuto lasciare lì la decorazione per l'albero di Natale di William Shakespeare? Anche se ti chiedevano 10,99 pound per questa cosa qui, eh? Bella di stoffa, è carino, Gregorio non me la può rompere perché è di stoffa, cioè è troppo bella, è di vellutino, è in super trend, è in velluto. Seconda cosa, che costava? Aspetta che mi faccio del male, non c'è più il prezzo, ma più o meno era sempre lì. Il full, io potevo lasciare lì il full. Ce n'erano altre, c'era una parete di decorazioni a tema Shakespeare, però vabbè, Will non potevo lasciarlo lì. E poi questa era proprio natalizia, rosso e verde, è dorato, cioè, è bellissimo, ma è bellissimo. Uscita dalla casa natale di Shakespeare con una mazzata di pagamento qua sulla schiena, proprio alzo lo sguardo e c'è la boutique di Natale di Stratford-upon-Avon. Sì, 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 un negozietto, tutti quelli, sapete, tutti pieni di robe di Natale, sì, quello tipico dei paesi anglosassoni, quelle cose strane, sì, ho comprato anche lì. Mi sono dato un contegno perché venivo dal museo e ho preso questo, che carina è, la porta natalizia con l'anno 2017 e Stratford-upon-Avon scritto sotto, è in resina. Onesta, tranquilla, serena. Mentre ero alla cassa a pagare vedo che c'è questa cosa. Allora, chi è sul canale da un po' forse se la ricorda, perché una pallina di queste simili a questa collezione qua l'ho presa a Santorini,
Perché chi è nuovo a questi haul di viaggio deve sapere che io cerco sempre delle decorazioni natalizie dei viaggi, da riportare a casa dai viaggi, perché quando poi faccio l'albero di Natale ci ricordiamo dei nostri viaggi. Bene, questa è arrivata intera, non ci speravo, è dipinta a mano ed è una pallina. Aspettate che non la rompo qui, eh? Ecco qui. Una pallina in vetro disegnata a mano con le case di Shakespeare a Stratford-upon-Avon. È bellissima, bellissima, e non potevo lasciarli. Tra l'altro aveva anche un prezzo più o meno onesto considerando i prezzi delle decorazioni natalizie, perché veniva a 9,99 sterline, quindi insomma nella media di questo genere di decorazione natalizia. Bene, dovrei avervi mostrato tutto quello che ho riportato. Come immaginavo, gran parte viene da Stratford-upon-Avon, gran parte è a tema Shakespeare, e poi c'è del cioccolato, moltissimo cioccolato. Io adesso vi lascio, ci vediamo nei prossimi giorni con i due video minutes in Birmingham e minutes in Stratford-upon-Avon, e sicuramente registrerò un video con le cose da fare a Birmingham, non fosse altro che per ammorbarvi un pochino con quello che dovete assolutamente fare a Stratford-upon-Avon. Che dire, evviva, evviva i viaggi che ci arricchiscono e ci danno lo sprint per andare avanti, e adesso vado a progettare il prossimo viaggio. Bisogna sempre avere un viaggio in mente per poter andare avanti, almeno io ne ho bisogno. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutto questo delirio, se siete mai stati a Birmingham o a Stratford-upon-Avon, e se anche voi siete vittime dei gift shop, dei musei. Lo so che c'è qualcuno che mi capisce lì tra di voi. Io vi mando un bacione e vi do appuntamento sempre qui sul canale per i nuovi video. Un bacione, ciao!